esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, side step jack. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, camminata con le mani. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non inarcare la schiena, mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, corsa skip lenta più power crunch. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, frog squat con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Flessioni con rotazione. Via. Se non ce la fai, esegui una flessione normale. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto, spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Side step jack. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Camminata con le mani. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non inarcare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe.
Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, frog squat con salto. Via. Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Flessioni con rotazione. Via. Se non ce la fai, esegui una flessione normale. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto, spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. Stop. Via. Prossimo esercizio. Jumping jack più squat. Via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori posizione a triangolo. 3, 2, 1, via.
Se non ce la fai, esegui gli slanci mentre sei carponi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non piegare o sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando raggiungi il limite. Non piegare la gamba, tienila sempre ben distesa. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa, per riuscirci atterra sempre sulle punte. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto, la schiena deve essere sempre ben dritta. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Jumping jack più squat. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori posizione a triangolo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci mentre sei carponi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non piegare o sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando raggiungi il limite. Non piegare la gamba, tienila sempre ben distesa. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare.
Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Squat con calcio laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio quando scendi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre,
2, 1, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching adduttori. Via. Non piegare il busto. Tienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via. Non superare la punta del piede con il ginocchio per non creare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching polpacci. Via. Non piegare la schiena, tienila sempre ben dritta. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non piegare la gamba per non diminuire l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via. Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via. La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via. Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via. Non tirare eccessivamente la gamba, il ginocchio punta verso il pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching pettorali. Via. Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando senti di essere al limite. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via. Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. Fai molta attenzione a non staccare i palmi dal pavimento per non gravare la schiena. Il peso deve essere a carico di braccia e spalle. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via.
non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop!